settembre del 1985 l'ennesimo orrendo delitto attribuito al cosiddetto mostro di Firenze sconvolse ancora una volta l'opinione pubblica. Giulia, una giovane giornalista che assiste a San Casciano alle prime indagini degli inquirenti, ne parla con Andrea Ackerman, uno scrittore a cui è legata da intimo affetto. Andrea si dedica da tempo con passione alla stesura di un libro sull'assassino che dal giorno del primo massacro posto a suo carico nel 1968 è tuttora ignoto e libero. Ricordiamo che il film è del 1986. Lo scrittore tenta di riassumere dati, indizi ed ipotesi di cui la gente è ormai a conoscenza per fissare le linee di un identikit psicologico dell'inafferrabile criminale. Dunque, il fatto che le indagini siano, malgrado lo scetticismo di molti, tuttora aperte e soprattutto il più doveroso rispetto che il lutto dei familiari di tante giovani vittime seviziate e massacrate dovrebbero imporre prudenza da un lato e riservo dall'altro, trarre da tali macabre vicende un film a fini commerciali spettacolari ci pare riprovevole. È un'operazione che, oltre a sfruttare una determinata situazione, la piaga è ancora aperta, non può portare che a un film inutile, in un rafforzamento di spezzoni di una supposta realtà, nell'inevitabile e morboso compiacimento per taluni momenti di erotismo e sadismo, e sotto il pretesto di formulare ipotesi di vario genere, spesso però labili e gratuite. Il film di cui è regista Cesare Ferrario non è una documentata indagine né spettacolo. È il tendenzioso e velleitario manoscritto di Andrea, tradotto in una estenuante ed estenuata visualizzazione, per di più con un cattivo montaggio ed una modesta quanto banalissima recitazione. Un lavoro davvero inutile. Se per caso mirava ad illuminare su episodi terribili la gente, già del resto largamente informata, oltre che più volte richiamata alla prudenza. Un lavoro, anche se ci è consentito rivelarlo, di per sé malsano. Il cast è composto da Leonard Mann, Bettina Giovannini, Gabriele Tinti, Francesca Muzio, Federico Pacifici. Il genere è drammatico, il soggetto è tratto dal libro Il mostro di Firenze di Mario Spezi, durata 103 minuti, 1986 come abbiamo già detto, origine Italia. Film vietati ai minori degli anni 18. Signori, credo che per questo film abbiamo già detto tanto e troppo. Alla prossima recensione, alla prossima puntata. Grazie.